bene, ieri, l'altro ieri, abbiamo cominciato gli integrali in senso generalizzato e abbiamo considerato il caso di una funzione non nulla fuori di un intervallo. Consideriamo adesso il caso di una funzione che non sia limitata nell'intorno di un punto. Facciamo il caso più semplice. Prendiamo una funzione f definita, per esempio, a b, a valore f, continua, no, a B a valore in F, continua su a B. Poi supponiamo, questo sarà un caso particolare, allora, supponiamo che F sia integrabile secondo Riemann da A più Epsilon di D, però ogni epsilon è 0, ok, e poi che f non è limitata nell'intorno di A. Sarebbe a dire l'estremo superiore di f di x per x appartenente ad A, A più epsilon, fa, diciamo, infinito per ogni epsilon. Ora, diciamo, se voglio scriverlo, se voglio scriverlo con una forma, allora la funzione è certamente limitata quando mi stacco da A, per esempio se tra A più epsilon e B, essendo integrabile, l'abbiamo sempre usato per l'integrabilità degli intervalli. Sì, vabbè, possiamo anche usare i chiusi perché in realtà poi quando abbiamo l'integrabilità su un insieme di qualunque possiamo anche prenderli chiusi, però voglio continuare a usare i semi aperti perché diciamo quella notazione l'abbiamo usata lì e non inficia quello che è la validità di quello che succede. Allora, dicevo, supponiamo di avere una funzione definita anche su tutto l'intervallo chiuso. La funzione è integrabile quando mi stacco da A. Qui non è importante il fatto che B ci sia o non ci sia, perché B o c'è o non c'è, se vi ricordate, anche se la funzione deve essere integrata su un intervallo semiaperto, deve essere comunque limitata, in particolare quindi vicino a B la funzione è limitata. Il problema è che vicino ad A questo A più epsilon mi ha fatto allontanare dal punto A. E per quale motivo mi sono dovuto allontanare dal punto A? Perché altrimenti la funzione non è limitata sul punto AB. Cioè, per ipotesi, io suppongo che la funzione non sia limitata intorno al punto A, che significa questa cosa? No? Non essere limitata significa che non esiste un epsilon maggiore di 0 e una costante m tale che tra A e A più epsilon la funzione in valore assoluto sia minore di m. Questo che vuol dire che quando vado a fare l'estremo superiore su questo intervallo del valore della mia funzione deve venire per forza più infinito. Ok, allora
seguente definizione. Questo è il quadro, f è definita così, non è limitata in termini di a, però è integrabile tra più epsilon e b per ogni epsilon maggiore di 0. Allora, dico che f è integrabile in senso generalizzato su a b se solo se per definizione esiste il limite per epsilon che tende a 0 da destra dell'integrale tra più epsilon e b di f di x di x. In tal caso si pone integrale tra a e b di f di x di x uguale il limite per epsilon che tende a 0 da destra dell'integrale tra a più epsilon di f di x. Quindi l'idea è molto semplice. Voi avete una funzione, per esempio, su intervallo. Questa funzione non vi dà problemi di integrabilità tranne che vicino all'estremo di sinistra. Lì avete problemi perché non riuscite a maggiorare, per poterla integrare secondo Riemann dovete maggiorare e minorare con funzioni semplici per definizione e poi fare degli estremi superiori e inferiori che devono coincidere. Questo non lo potete fare su tutto a b, il problema ce l'avete vicino ad a. Supponiamo che quando appunto mi allontano da a non ho problemi di integrabilità e che quindi possa fare tutti questi integrali. Allora l'idea qual è? Come per le funzioni non nulle fuori di un intervallo, io prendevo, per esempio, volevo integrare sulla seminetta 1 più infinito, allora l'integravo tra 1 e x e poi mandavo x a più infinito. Stavolta le integro tra a più epsilon e b e poi mando epsilon a 0, ovviamente da destra, perché diciamo a è il primo estremo dell'intervallo, quindi epsilon, diciamo, devo prendere positivo, lo devo mandare a 0 da destra. Quindi anche qui, dal punto di vista geometrico, la situazione è chiara. Qua c'è a, qua c'è b, qua per esempio c'è la mia funzione, qua c'è una sintoma che mettiamo verticale. Allora l'idea è, io la integro tra a più epsilon e b, poi mandando epsilon a 0 da destra recupero sempre più parte di quest'area. Quando, se esiste finito quel limite, diciamo che la funzione è integrabile in senso generalizzato e poniamo integrale tra a e b uguale proprio a quel limite. Allora anche qui diciamo ci sono analoghi problemi a quelli che avevo evidenziato per quanto riguarda le funzioni non nulle fuori di intervallo. In particolare, se f diciamo va da a b in 0 più infinito, cioè se la funzione ha valore a valori di segno costante, allora se f è integrabile tra a più epsilon e b per ogni epsilon maggiore di 0, allora il limite, diciamo, l'integrale tra a più epsilon e b di f di x in dx, questa funzione
è una funzione che scende rispetto a x. Questa qui chiamiamola, allora chiamiamola f grande di h, diciamo no, questa è, chiamiamola g di x. Questa funzione è una funzione che scende rispetto a epsilon. Perché scende rispetto a epsilon? Perché se epsilon è sposto verso destra, il pezzo su cui sto integrando è di meno, e quindi la funzione integrando è positiva, quindi la funzione scende. Quindi il limite per epsilon che tende a 0 da destra, g di epsilon, poi è una funzione, ovviamente è una funzione positiva, quindi questo limite esiste sempre, o è un certo valore, o è l'integrale tra a e b di f x dx, oppure vale più infinito. Perché vale più infinito? Perché io epsilon sto facendo scendere, quindi la funzione, quando faccio scendere epsilon, stavolta sale, no? Se io qua sposto epsilon verso sinistra, la funzione integrante è positiva, quindi l'integrale aumenta. Però la funzione monotona, in verità qua non devo scrivere così, monotona non crescente. Quindi quando epsilon va verso sinistra, la quantità rispetto, diciamo, al fatto che epsilon tende a 0 da destra è monotona non decrescente, quindi essendo monotona non decrescente può solo o avere un limite finito, in quel caso è l'integrale, per definizione è l'integrale tra b di f di x, oppure può avere o diverge. Quindi le funzioni di segno costante, in un certo senso potremmo anche dire che sono sempre integrali in senso generalizzato, cioè o lo sono veramente, cioè l'integrale in senso generalizzato esiste perché quel limite è finito, oppure si può anche dire che l'integrale in senso generalizzato diverge positivamente, perché quel limite in qualche modo esiste sempre. Il problema noi ce l'abbiamo sempre quando andiamo a fare un limite, quando il limite non esiste proprio, cioè nel senso che oscilla ma non c'è neanche in realtà. Comunque, questa è la situazione per quanto riguarda le funzioni integrali in senso generico, diciamo di segno costante. Anche qui valgono, mi pare che martedì non l'abbia neanche detto esplicitamente, ma insomma, ormai ne abbiamo visto anche per il confronto. Supponiamo siano f maggiore o uguale di 0, minore o uguale di g, due funzioni definite su ab a valori in, ovviamente, 0 infinito, e siano f e g appartenenti integrabili su ogni intervallino ogni volta che mi stacco da, allora integrale in senso generalizzato tra a e b di f di x in dx è chiaramente minore o uguale dell'integrale tra a e b di g di x in dx. C'è il solito teorema di confronto. Questo teorema di confronto però va letto in questo modo: se la funzione di sopra, vedete, questa è più grande di questa, è più grande di 0, è la solita, il solito confronto. Se la funzione di sopra è integrabile in senso generalizzato, allora vuol dire che il limite degli integrali, diciamo, vuol dire che il limite degli integrali di g di x per epsilon che tende a 0 da destra, l'integrale di g di x tra a più epsilon e b, è finito, e allora a maggior ragione questo limite qua deve essere finito, perché la funzione integrante è più piccola, e quindi, insomma, se è integrabile in senso generalizzato quella di sopra, è integrabile in senso generalizzato anche quella di sotto, e vale la disuguaglianza di integrali. Viceversa, se questo diverge, deve divergere anche. Quindi in genere si scrive così e basta, senza stare
a specificare, però è ovvio che se dovete specificare, non è che possono integrabili tutti e due i sensi generalizzati. Se è integrabile questo, è integrabile pure questo, e va la somiglianza integrale. Viceversa, se diverge l'integrale di questa, diverge anche l'integrale di questa. Sottolineo ancora una volta il fatto che ci stiamo parlando di funzioni di segno costante. Chiaro? Poi, quindi questo mi serve per fare i confronti. Allora andiamo a vedere un esempio fondamentale. Vediamo un paio di esempi fondamentali. Allora, esempio 1, allora prendiamo f x uguale, beh, se la voglio definire in 0 perché qua ho messo l'intervallo chiuso, la metto come mi pare, ma comunque è uguale a 1 su x all'alfa per x maggiore di 0. Perché ci metto alfa in un numero positivo? Un numero reale. Un esponente di alfa. Allora, io la voglio integrare questa funzione tra 0 e 1. Allora cominciamo a integrarla tra epsilon e 1. Tra epsilon e 1 non ho problemi. Per quale motivo non ho problemi? È perché questa è una funzione continua, tra 0 e 1, quindi integrata. I problemi questa funzione ce l'ha in 0, che in 0, giusto esaminando la situazione da destra, quella funzione sicuramente va più infinito, perché alfa è maggiore di 0, quindi x all'alfa tende a 0 da destra e il reciproco tende a più infinito. Allora, quanto fa questa integrale? Beh, questo è l'integrale di x alla meno alfa. L'integrale di x alla meno alfa è x alla 1 meno alfa fratto 1 meno alfa. Questo lo dobbiamo valutare in 1 e in epsilon, che fa 1 fratto 1 meno alfa, che moltiplica 1 meno epsilon alla 1 meno alfa. Questo però se alfa è diverso da 1. Invece se alfa è uguale a 1, stiamo integrando la funzione 1 su x, la primitiva è logaritmo di x tra 1 ed epsilon, e questa qua è meno logaritmo tra epsilon. Adesso cosa rimane da fare? Rimane da mandare epsilon a 0. Allora, se epsilon tende a 0 da destra, facciamo prima il limite di sotto. Il logaritmo è definito per i valori positivi, però per epsilon che tende a 0 da destra il logaritmo tende a meno infinito, ma qui c'è il meno davanti e quindi tende a anche questo. Per epsilon che tende a 0 da destra, a quanto tende? Beh, stavolta dipende dall'esponente. Se alfa è maggiore di 1, allora questo esponente è negativo. Allora questo tende a 0 da destra, il reciproco tende a più infinito, col meno davanti meno infinito, però qui c'è un'altra costante, 1 fratto 1 meno alfa, che siccome alfa è maggiore di 1 è negativa pure lei. Quindi meno per meno fa più, e quindi in quel caso tende a più infinito. Cosa che è ovvia, perché se tende a infinito, questa è l'integrale di una funzione non negativa e poteva tendere soltanto a più infinito, no, il meno non può uscire in nessun modo. Quindi se escono fuori dei meno si devono poi
compensare. Viceversa, se alfa è minore di 1, no? Beh, allora 1 meno alfa è maggiore di 0, per cui questo tende a 0 semplicemente. 0 elevato all'esponente positivo tende a 0. Vale 0. 1 meno 0 fa 1, e qua la costante davanti è 1 fratto 1 meno alfa. Dice, ma non era negativa? Sì, prima però, perché alfa era maggiore di 1, adesso è positiva, e quindi effettivamente quest'area è venuta positiva, però se alfa è minore di 1. Quindi io posso scrivere che in senso generalizzato l'integrale tra 0 e 1 di 1 su x alla alfa in dx è uguale a 1 fratto 1 meno alfa se alfa è minore di 1, è uguale a infinito se alfa è maggiore di 1. Ora, questa situazione come si raccorda con l'integrabilità della stessa funzione tra 1 e più infinito? Se vi ricordate, tra 1 e più infinito era esattamente il contrario, cioè 1 su x alla alfa, non esattamente il contrario, cioè nel caso 1 su x l'integrale faceva sempre più, divergeva sempre. Allora nel caso 1 su x alla alfa faceva infinito, stavolta se alfa era minore o uguale di 1, e faceva fratto 1 meno alfa se alfa era 1 fratto alfa o meno se alfa è la maggiore, se vi ricordate, ok? Quindi vedete che il comportamento è in qualche modo ben diverso. 1 su x alla alfa è integrabile in senso generalizzato quando alfa è minore di 1 vicino a 0, e quando alfa è maggiore di 1 quando vale infinito. Non è così stupefacente la cosa, perché pensate a infinito, se vi ricordate 1 su x non era integrabile, 1 su x quadro era integrabile perché scendeva più in fretta, 1 su x cubo a maggior ragione era ancora più integrabile. Vicino a 0, vabbè, 1 su x non è integrabile neanche vicino a 0, però stavolta chi è che scende, diciamo che sale più lentamente a infinito? Per esempio 1 su radice di x è più piccolo o più grande di 1 su x? Tra 0 e 1 è più piccolo, no? Sì, perché stavolta la radice di x è più grande e quindi reciproco è più piccolo. Mentre invece 1 su x quadro, per esempio 10 alla meno 3 x quadro, 10 alla meno 6, 1 su x quadro è molto più grande di 1 su x. Quindi stavolta la funzione risulta, è coerente col fatto che la funzione risulta integrabile quando alfa è minore di 1. Però il caso limite, il caso che separa, diciamo, l'integrabilità dalla non integrabilità, l'esponente che separa l'integrabilità dalla non integrabilità è sempre alfa uguale a 1. Quindi nessuna di queste funzioni, 1 su x alla alfa, pur essendo definita su tutta la semiretta 0 più infinito, nessuna è integrabile in senso generalizzato su tutta la semiretta. Se io prendo una funzione qualunque 1 su x alla alfa, la integro tra 0 e più infinito, l'integrale in senso generalizzato, essendo una funzione di segno costante, posso sempre dire che diverge positiva, o da una parte o dall'altra, o da tutte e due le parti, come nel caso alfa uguale a 1 viene più infinito sia sopra. Bene, andiamo a fare un altro esempio. Esempio 2.
prendiamo sempre l'intervallo 0,1, però stavolta prendiamo la funzione logaritmo. Ripeto, poi se abbiamo l'esigenza di definirla anche 0, si definisce anche 0, ma tanto un punto non cambia nulla. Adesso andiamo a fare questa funzione, non ha problemi di segno, nel senso che anche lei è di segno costante, soltanto che preferisco lasciarla di segno negativo piuttosto che mettere un segno davanti e cambiarla in funzione positiva. Quindi è una funzione negativa, quindi l'integrale tra 0 e 1 o viene finito, è una funzione che, diciamo, se mi allontano da 0 è una funzione continua, quindi integrabile, non ha problemi. L'integrale tra 0 e 1 o viene finito o verrà meno infinito. Una previsione? Secondo voi viene finito o meno infinito? Viene finito, e come? Poi lo vediamo anche da un punto di vista geometrico. Comunque, basta applicare la definizione. Devo fare l'integrale tra epsilon e 1 del logaritmo di x. Il logaritmo, io ho imparato a integrarlo per parti. Quindi l'integrale definita del logaritmo a meno di una costante faceva x logaritmo di x meno x. Adesso, se ci metto 1, mi viene 1 logaritmo naturale di 1 che fa 0, quindi viene meno 1, poi viene meno epsilon logaritmo naturale di epsilon più epsilon. Allora, tutta questa espressione per epsilon che tende a 0 da destra, quanto fa? Tende a meno 1. Vabbè, è ovvio che epsilon tende a 0, un po' meno ovvio in questo caso perché è una forma indeterminata del tipo 0 per meno infinito. Tuttavia questo è un limite notevole che abbiamo già trattato più di una volta. Per x che tende a 0, x logaritmo x tende a 0, quindi anche per epsilon che tende a 0, epsilon logaritmo epsilon tende a 0, e quindi l'unica cosa che rimane è meno 1 e l'integrale fa meno 1. Chiaro? Oh, vediamo un po' per capirci. Quest'area qui, se io giro il tutto di 90 gradi e cambio il verso, è uguale a quest'area qui. Mi sapreste dire che funzione è questa? Allora qua c'è una rotazione 90 gradi del piano, più diciamo cambio verso a quello che era prima l'asse delle y, nuovo asse x, quello nuovo, ruolo di 90 gradi, questo diventa l'asse y e questo diventa l'asse x. Quindi se ruota di 90 gradi ci si aspetta che quell'area, quell'area rimanga uguale. Allora, secondo voi cosa significa ruotare di 90 gradi? Allora, quest'area qui, allora quest'area, questa è la funzione logaritmo x, area è uguale a 1 e quindi anche quest'area è pari a 1. Voglio sapere chi è questa funzione qua? Allora, questo era x prima della rotazione e questi sono x e y dopo la rotazione. Questa funzione qua chi è? Allora, prima della rotazione io avevo la relazione y uguale logaritmo di x, chiaro? Quindi chi era x? Era y alla y,
tuttavia y era negativo. Qui quando io ho cambiato verso la y, che cosa ho fatto? Ho cambiato, come se avessi cambiato il segno. Quindi la, diciamo, questo unito alla rotazione di 90 gradi è come cambiare il segno e scambiare il segno. Quindi alla fine questo qui è il grafico di y uguale a alla meno x. Diciamo in questo grafico, questo è il grafico di alla meno x se solo se geometricamente facendo l'operazione di prima ci riportiamo al grafico di y uguale a logaritmo x ruotando di 90 gradi verso un posto e cambiando verso un altro. Ok. Allora se quello che ho detto è vero, bisogna che l'integrale da 0 a più infinito di e alla meno x, quando deve fare? 1. Se quell'area faceva 1 prima deve fare 1 anche adesso. Ma chi è una primitiva di e alla meno x? A meno di una costante è meno e alla meno x. Diciamo, qua mettiamo tra 0 e... chiamiamolo m, quindi quando viene? Viene meno e alla meno m più 1. Qua l'area era 1, l'integrale veniva meno 1 perché l'area veniva contata in 2 col meno. Quando parlo di area ci metto sempre numeri positivi, l'integrale veniva meno 1 perché l'area stava di sotto dell'asse dell'ascissi, qua stava di sotto dell'asse dell'ascissi. Fate tendere m adesso a più infinito, allora questo va e alla meno infinito va a 0, sì. In generale non faremo più tutto sto ambaradano, ogni volta dobbiamo fare un'integrale in senso generalizzato. Se io devo fare questa integrale scrivo direttamente integrale da 0 a più infinito e alla meno x di x uguale a meno e alla meno x tra più infinito e 0 e scrivo direttamente 1, nel senso che qua è automatico e alla meno infinito, nel senso del limite di e alla meno m per m che tende a infinito fa 0, qua invece e alla meno 0 fa 1 meno, con l'altro meno davanti fa di nuovo 1. Quindi effettivamente l'esempio 2 ho sottolineato questo aspetto geometrico per farvi capire cosa? Per farvi capire che da una parte il logaritmo è una funzione che tende molto lentamente a più o meno infinito. Dall'altra parte, allora uno, siccome quella tende lentamente a più infinito, si può aspettare che qua l'area, in qualche modo l'intuizione potrebbe suggerire, là l'area è tanta. No, anzi, proprio perché tende lentissimamente a più infinito, questo vuol dire che se la metteste come una funzione che va a infinito, è una funzione che va velocemente a zero, molto velocemente, è esponenziale, e quindi questo integrale non è finito, è finito anche se io facessi l'integrale, se io prendessi qualunque polinomio nella, diciamo, qualunque funzione razionale nella x. Per esempio, se io vado a fare l'integrale tra 0 e 1 del logaritmo di x fratto x alla alfa i di x, questo qui viene sempre finito. Diciamo, viene sempre, scusate, finito nel senso, questo qui è chiaramente minore di 0. Qualunque sia l'esponente maggiore di 0 ci metto qua sotto. Beh, diciamo, la cosa si può fare per esempio integrando per parti.
Allora, cominciamo a fare l'integrale tra epsilon e 1 del logaritmo di x fratto x alla a. Diciamo scusate un attimo, alfa deve essere maggiore, no, poi lo vediamo, vediamo un attimo. Vediamo. Allora, io cominciamo a fare il caso di alfa diverso da 1. Ok? Allora, integriamo prima questa. Allora deve venire integrale di x alla meno alfa è meno x alla 1 meno alfa fratto 1 meno alfa. Qua c'è il logaritmo di x e questo lo devo valutare tra 0, tra epsilon e 2. Ok? Poi devo fare meno integrale tra epsilon e 1, poi ci devo mettere x alla 1 meno alfa per la derivata del logaritmo che fa 1 su x in dx. Allora, scusate un attimo che qua, no, qua ho detto una cosa fesseria. Andiamo a vedere, questo è l'integrale, una funzione di segno costante. Quindi cominciamo col caso se alfa è minore di 1, effettivamente tutto converge, perché vabbè, questo in 1 fa 0, per alfa, diciamo, per epsilon che tende a 0 da destra, per epsilon che tende a 0 da destra, questo fa epsilon alla 1 meno alfa che va a 0, moltiplicato il logaritmo di epsilon va meno infinito, però il prodotto è un limite notevole che va a 0, e quindi questo pezzo sparisce. Qui invece ho l'integrale di x alla meno alfa che è esattamente lo stesso integrale di prima, quindi alla fine qua mi viene 1 fratto 1 meno alfa. Facciamo invece la stessa cosa per alfa uguale a 1. Allora qui questo facciamo tra epsilon ed 1, ponendo 1 su x, ponendo logaritmo di x uguale t, questo diventa l'integrale di t in dt, però qua ci devo mettere logaritmo di epsilon e qua ci devo mettere 0. Ok? Quindi l'integrale di t è di 4 mezzi tra 0 e logaritmo di epsilon, e quindi qua mi fa in 0 t viene 0, poi mi viene logaritmo 4 di epsilon in mezzo, che per epsilon che tende a 0 da sinistra, da destra va a più 0. Quindi ho sbagliato a dire, non è vero che rimane finito anche se lo divido per x. Ok? È vero che rimane finito anche se lo elevassi a una potenza. Allora, dovevamo fare questo integrale qua. Prima di fare questa integrale io pongo logaritmo di x uguale a t, è un
stavolta un esercizio per fare un'integrale per sostituzione. Se faccio logaritmo di x uguale t, il teorema di cambiamento di variabile, nel teorema di cambiamento di variabile devo sostituire al posto di dx su x, devo sostituire t. Dx su x ce l'ho, mi fa del t, e logaritmo di x mi fa t. Poi devo aggiornare gli estremi, allora quando x vale epsilon, qua mi viene il logaritmo di epsilon, quando x vale 1, il logaritmo di x vale 0. In realtà vediamo un po', guardate, qua va e qua ho sbagliato di nuovo, perché questo deve andare a meno infinito, infatti va a meno infinito. Perché va a meno infinito? Perché innanzitutto questo è un intervallo, cioè questo numero qua è negativo, quindi questo intervallo è prima di 0 e prima di 0 la funzione t è negativa. Poi l'intervallo è messo nell'ordine giusto perché questo estremo viene prima di questo, quindi non devo cambiarli e mettere meno davanti. Semplicemente mi devo ricordare che quando vado a valutarli, 0 è l'estremo alto, logaritmo di epsilon è l'estremo basso. Quindi dopo aver fatto la valutazione ci mette il segno meno, perché era f grande di b meno f grande di a, quindi meno logaritmo 4 epsilon. Adesso quando faccio tendere epsilon a 0, logaritmo di epsilon tende a più infinito, e logaritmo tende a meno infinito, col quadrato tende a più infinito, ma c'è l'altro meno fuori, quindi tende un'altra volta a meno infinito. Quello che volevo dire, dove mi sono impicciato, era questo: che se io faccio questo integrale qua, questo viene finito per ogni allora il valore assoluto ce l'ho messo semplicemente per poter fare la potenza. Se non ci mettevo il valore assoluto, semplicemente c'era un segno meno, quindi ho trasformato la funzione da negativa in positiva mettendoci il valore assoluto. Allora, questa è una funzione. Allora, se non ci metto u, questa integrale sappiamo benissimo che vale 1, è la funzione opposta di prima, prima faceva meno 1, adesso fa 1. Però uno può dire, vabbè, io qua ci metto una potenza maggiore di 1. È chiaro che se ci metto la potenza da 0 a 1 la funzione è un po' più piccola e quindi è maggiore già l'integrale. Però se anche ci metto 2, 3, 5, 50, 2000, 1 miliardo, questa integrale ovviamente aumenterà con 1, ma sarà sempre finito. Facciamo un esempio, poniamo quando è elevato all'infinito, vabbè, elevato all'infinito non si può elevare all'infinito, tu puoi elevare solo a un numero finito. Se fai il limite, ovviamente la quantità che dipenderà da q, quando q tenderà a più infinito andrà a più infinito, ma quello è un altro discorso. Allora, facciamo per esempio l'integrale tra 0 e 1 del logaritmo quadro di x in dx. Come lo vogliamo fare? Allora, per esempio, questo lo integro per parti, a questo viene x, logaritmo quadro di x valutato tra 1 e 0, meno integrato tra 0 e 1 di 2x logaritmo di x fratto x in dx. Ok?
a, come vedete, allora questo qui valutato in 1 fa 0, valutato in 0 questo andrebbe a più infinito, ma questo fa 0, il prodotto è un limite notevole che fa 0, quindi questo pezzo non c'è, e quindi mi rimane meno 2 volte l'integrale di prima, ma meno 2 volte l'integrale di prima viene 2, perché l'integrale di prima faceva meno 1, meno 1 per 2, infatti. Ah, poniamo di fare l'integrale tra 0 e 1 del logaritmo di x elevato a m, a n, n è un esponente intero, allora facendo lo stesso procedimento qua mi viene x logaritmo di x elevato a n tra 1 e 0, qua mi viene meno integrale tra 0 e 1, qua mi viene x, qua mi viene n logaritmo di x alla n meno 1 fratto x in dx, quindi mi viene meno n per l'integrale tra 0 e 1 del logaritmo di x alla n meno 1. Ah, questa è una formula per induzione, se applicate successivamente ripetutamente questa formula trovate che l'integrale tra 0 e 1 del logaritmo di x alla n in dx è uguale a meno 1 alla n per n fattoriale. Provate con 3, no? Se ci metto logaritmo al cubo fa meno 3 per quello di prima, quello di prima era 2 e fa meno 6. Provate con 4, viene meno 4 per quello di prima era meno 6, fa più 24. I segni sono alterni, ma ogni volta viene n fattoriale. Quindi come vedete questo integrale almeno per le potenze intere è finito. Se ci mettiamo una potenza che non è intera, io posso sempre maggiorarlo in valore assoluto con la potenza intera più grande, perché il logaritmo diciamo o almeno è vero che quando è compreso tra 0 e 1, se faccio una potenza più grande la funzione scende in valore assoluto, però dove mi interessa, cioè quando va a infinito, quando è più grande di 1, se faccio una potenza più grande la funzione sale. Quindi per esempio se faccio, se ci metto in valore assoluto invece di metterci n ci metto radical 2, almeno dove la funzione è maggiore di 1, se ci metto 2 la potenza è più grande, siccome so che quello è l'integrale finito, diciamo la funzione avrà comunque integrale finito in valore assoluto. Quindi abbiamo visto, allora, nell'esempio 1 abbiamo visto semplicemente l'integrabilità di 1 su x all'alfa vicino a 0 piuttosto che diciamo andando all'infinito. Nell'esempio 2 abbiamo visto che la funzione logaritmo è integrabile anche se la leva una potenza diciamo diversa da 1, almeno in valore assoluto dobbiamo mettere per poter fare la potenza se l'esponente non è intero, e quindi quell'area rimane finita. Non è così se invece divido per, ovviamente non era così perché per esempio se io divido per x, logaritmo di x diviso x a parte il segno, però quando il logaritmo in valore assoluto è più grande di 1 è più grande di 1 su x in valore assoluto, cioè è vero che mi sono picciato, però in effetti era allora supponiamo di fare questa, prendere questa funzione qua, ok? Supponiamo che x sia minore di 1 su e,
se x è minore di 1 su e, vuol dire che il logaritmo di x è minore di meno 1, quando passa in valore assoluto è maggiore di 1. Quindi questo è maggiore di 1 su x all'altro, per x con prezzo tra 0 e 1 su e. Adesso quando vado a integrare tra 0 e 1 su e questo, e ovviamente se alfa è maggiore di 1, questo faceva più infinito e anche questo deve fare più infinito. Se lo integro tra 0 e 1 è il intervallo più grande, quindi a maggior ragione deve fare più infinito. Quindi era, diciamo, facilmente controvertibile quello che avevo detto prima. Invece la cosa giusta da dire era che mentre la funzione 1 su x aveva un comportamento, un'integrabilità che dipendeva dall'esponente, la elevava un esponente minore di 1, tra 0 e 1 era integrabile, la elevava un esponente maggiore di 1 non era integrabile, se la lasciava come stava non è integrabile, integrale divergente. Se invece prendo la funzione logaritmo di x in valore assoluto, questa avevamo detto è integrabile, fa integrale fa 1. Allora la provo a elevare. Chiaro che questo integrale cresce, è chiaro pure che, diciamo, qua ci metti valore assoluto, sparisce il segno, quindi viene n fattoriale. È chiaro pure che quando l'esponente va come, per esempio, se l'esponente è n, questo va infinito e va pure infinito in fretta. Però è vero che se qualunque sia l'esponente, questo integrale viene sempre finito. Quindi è una delle poche funzioni che, diciamo, tendono a infinito e che se elevata a qualunque potenza rimane con integrale finito, cioè poche, ce ne sono, in realtà ce ne sono tantissime, però non sono facili, diciamo, se prendete una funzione che scrivete normalmente, anche se integrabile in senso generalizzato, normalmente una sua qualche potenza non lo è. L'ultima cosa che voglio dire di teoria su questo, sempre su questo integrale in senso generalizzato, è la seguente. Diciamo, questa senza dimostrazione, non mi va di fare l'esercizio. Se io prendo l'integrale tra 0 e 1 di seno di 1 su x fratto x, quindi x, beh, questo facciamo tra epsilon e 1, fate la sostituzione 1 su x uguale t, allora x uguale 1 t, e allora dx uguale meno dt t quadro. Questo è come dobbiamo aggiornare l'integrale quando andiamo a... Allora, questo qua cosa mi diventa? Facendo quella sostituzione diventa l'integrale tra 1 su epsilon e 1 del seno di t, qua ci devo mettere meno del t su t quadro, poi c'è la x al denominatore, ma la x diventa 1 su t, cioè diventa una t al numeratore. Quindi questo mi diventa e t quadro si semplifica, diventa l'integrale tra 1 e 1 su epsilon, ho girato gli estremi quindi ho cancellato il segno meno, seno di t, quindi in realtà, se vi ricordate, è lo stesso integrale che abbiamo fatto l'altra volta. Questo integrale per epsilon che tendeva a 0 da destra, se epsilon tende a 0 da destra vuol dire che 1 su epsilon se ne va più infinito, e quindi questo integrale quando tende? Questo
questo integrale tendeva all'integrale tra 1 e più infinito del seno di t su t del t, e vi ho detto che esisteva finito quel limite, vi ricordate? Poi in realtà questo limite è pi greco mezzo. Se però ci metto i valori assoluti al seno, allora avevamo dimostrato che la funzione, questa funzione qua, insomma, questa qui sotto il seno di integrazione, era integrabile in senso generalizzato, ma se ne prendevo il valore assoluto, l'integrale in senso generalizzato divergeva. Allora, similmente, questa funzione qui, diciamo, questo qua integrale esiste, infinito. Esiste, in realtà vale pure pi greco mezzo. Però noi non riusciamo in analisi 1, non abbiamo la voglia di metterci a fare l'esercizio per dimostrare che questo fa pi greco mezzo. Viceversa, questo integrale qui non converge. Quindi la stessa funzione, se la prendo con valore assoluto, non converge, l'integrale non è integrale in senso generalizzato, ma se la prendo senza valore assoluto, l'integrale c'è. Dice, ma che razza di funzione può essere? In effetti il grafico di questa funzione non è così banale. Se volete fare il grafico di questa funzione, volete fare il grafico di questa funzione, dovete fare una cosa del genere, almeno per x maggiore di 0. Allora, qui avete la funzione 1 su x, qua avete la funzione meno 1 su x. Allora, la funzione nel punto 1 fa così. No, fa così. Vabbè, insomma, non mi chiedete di fare un grafico migliore di questo. Cioè, la funzione, quando mi avvicino a 0 da destra, presenta una specie di oscillazioni, ma sempre più alte. In particolare, tocca questo grafico di sopra e questo grafico di sopra. Questo perché la funzione, se vi diciamo, ricordo che la funzione era seno di 1 su x fratto x, questo è di segno variabile, questo no, ma se ci metti valore assoluto, questo è compreso comunque tra 1 su x e meno 1 su x. Quando c'è il scusate, senza il valore assoluto, quando il seno vale 1, quello vale 1 su x, quando il seno vale meno 1, questo vale meno 1 su x, il seno assume valori intermedi tra meno 1 e 1, quindi dividendo per x, questa quantità assume valori intermedi tra meno 1 su x e 1 su x. Quindi il modo migliore per cercare di fare il grafico è disegnare 1 su x meno 1 su x e disegnare una cosa che oscilla in mezzo. Chiaro? Ovviamente le oscillazioni non hanno un passo costante, ma si infittiscono man mano che mi avvicino a zero, cioè quando mi avvicino a zero il grafico diventa estremamente complicato da disegnare. Cioè se vogliamo disegnarlo con un calcolatore, va in crisi anche il calcolatore facilmente, ma calcolatore va in crisi anche se io devo disegnare semplicemente il grafico della funzione logaritmo. Quando devo disegnare il grafico della funzione logaritmo, quando l'avete girato avete visto che è il grafico di a alla meno x girato, no? E alla meno x scende velocemente. Adesso quando lo mettete in questa diciamo
vabbè, quando lo mettete in orizzontale poi è chiaro che se a un certo punto vi mette il pixel come foto con l'asse dell'ascisse non vi dà particolarmente fastidio, ma quando lo mettete in verticale, se il pixel ve lo mette, diciamo, se si va a sovrapporre all'asse delle ordinate, non è ben chiaro se il limite della funzione per x che tende a 0 da destra è finito o è meno infinito. Non è per nulla chiaro. Ok? Per capirci, quindi, per esempio, può essere pure che il logaritmo si riesca a vedere, ma se vi do per esempio il logaritmo quadro, logaritmo quadro sarà una funzione che magari non si vede più, che va a più infinito. Chiaro? Perché cerchiamo di fare una valutazione numerica. Anzi, non logaritmo quadro, logaritmo, devo fare radice del logaritmo. Allora, proviamo con logaritmo. Ma facciamo logaritmo di x. Ok? Allora, io voglio fare il grafico. Stavolta, diciamo, voglio fare il grafico fatto bene. Allora, qui ho un calcolatore, tra 1 e 0, quanti pixel ci vogliamo mettere? Anche se ingrandisco al massimo, diciamo che qua ci stanno 1000 pixel. Ok? Allora, prendiamo il primo pixel. Io devo fare f di un millesimo. F di un millesimo è meno logaritmo di 1000. Allora, logaritmo naturale di 2 è 0,7, logaritmo in base 2 di 1000 è circa 10, quindi stiamo parlando di circa meno 7. Quindi effettivamente se metto il logaritmo si riesce a distinguere se nel mio schermo scendo, diciamo, qua è scesa a meno 7, i punti meno 7 vanno fuori, io effettivamente vedo che c'è diversità e penso la funzione sia a meno infinito. Prendiamo quest'altra funzione, prendiamo la radice quadrata del logaritmo di x. Adesso f di 1000 è la radice quadrata del numero di prima. Adesso la radice quadrata di sarà intorno a 2,7, tra 2,6 e 2,7. Ok? Quindi stavolta in realtà i pixel sono meno di 1000, anche con gli schermi regna, ultra regna, quello che volete voi. Cioè, avete in genere 2000 pixel per tutto lo schermo. Se vi va bene, se state in ultra. Quindi, quell'intervallo non è che lo ingrandite a tutto lo schermo. Comunque, adesso, sta funzione qua, quando qua arriva a 2,7, si confonde. Allora l'idea che dà il grafico di funzione quando lo va a visualizzare non è che va, la funzione va infinita, l'idea mi sembra proprio che la funzione vada a 2,7. Provate, metteteci questo alla un terzo, alla un quarto e vedete un po' se il computer, diciamo, sembra che vi inganni oppure no. Quindi state attenti con la roba fatta con il computer.
E ovviamente se uno conosce un minimo di analisi 1 può fregare qualunque gruppo. Quindi le cose vanno in qualche modo studiate. Va bene, allora rimane da dire una cosa, la voglio dire adesso anche se dopo altri 5 minuti, ma poi dopo la pausa voglio fare solo esercizi, perché sostanzialmente ci sono rimasti a fare solo esercizi. Allora, la cosa da dire è questa. Supponiamo di avere una funzione, diciamo, che sia continua su R meno x1 xk. Quindi la funzione è definita su tutto R ed è pure continua, però ha dei punti, per esempio degli asintoti, ha una funzione fatta così. Allora, questa qui è definita su tutto R tranne in due punti. In quei punti ovviamente se non l'ho definita mi aspetto che ci sia qualche problema, infatti non la potrei estendere con continuità perché qua va infinito, qua va meno infinito. Allora, io vorrei sapere, si può fare e come si può fare questa integrale in senso generalizzato? Che cosa significa questo? Quando è che si dà un senso a tutto ciò? Allora, senso si dà in questo modo, lo faccio più in fretta a dirlo in maniera operativa che a scrivermi una. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna prendere un punto prima di x con 1, poi un punto in ogni intervallo tra x con 1, x con 2, x con 2, x con 3, eccetera, e quindi un punto di con 3 al di là di x con 2. In generale i punti saranno n più 1. Allora, questi punti sono punti dove la funzione è continua, quindi non ci sono problemi. Allora, dovete separare. Allora, questo integrale, se esiste, è la somma, è l'integrale da meno infinito fino a p con 1 di f di x dx più l'integrale da p con 1 a p con 2 di f di x x, da x con 1 da p con 1 a x con 1 di f di x di x più integrale da x con 1 a p con 2 di f di x di x più integrale da p con 2 a x con 2 di f di x di x più integrale x con 2 a più infinito di f di x, nel senso che quell'integrale, a questo integrale qui si dà senso solo se tutti questi integrali qui sono finiti. Qualora questi integrali qui siano non tutti finiti, ma quelli che non sono finiti abbiano tutti lo stesso tipo di divergenza, cioè per esempio questo è finito, questo vale più infinito, questo vale più no, questo è finito, questo vale più infinito e questi sono finiti, allora in quel caso si può dire che l'integrale diverge positivamente. Allora, mettiamola così: se ci sono almeno due integrali divergenti, uno positivamente e uno negativamente, non si può dare alcun senso all'integrale. Se ci sono almeno un integrale che diverge
e tutti gli integrali divergono allo stesso modo, si dirà che l'integrale diverge nello stesso modo. Cioè, per esempio, tre integrali convergono, sono finiti, gli altri due di questa scrittura sono più infiniti, allora si può dire, volendo, che l'integrale diverge positivamente. Se invece sono tutti gli integrali sono finiti, allora non c'è problema, si dice che questa funzione è integrabile in senso generalizzato. Cioè, concetto che qua non avete un problema, qua ne avete 6 di problemi. Quanti integrali ho messo io? Allora, se ce ne manca, ci manca, perché ci manca quello da Pilea. Infatti sono 6 problemi, perché? Avete un problema per ognuno dei problemi elementari che abbiamo visto prima, cioè avete un problema infinito, un problema meno infinito e un problema per ogni punto dove la funzione non è limitata. Solo che se in un punto la funzione non è limitata né a sinistra né a destra, i problemi non è uno, sono due e vanno trattati separatamente. Perché vanno trattati separatamente? Per gli stessi motivi che dicevamo ieri, l'altro ieri, per cui vanno trattati separatamente più infiniti e meno infiniti. Perché mettete che la funzione abbia un grafico in un punto fatto così, allora voi se vi avvicinate togliendo epsilon a sinistra e a destra rischiate di vedere che l'integrale converge, però l'integrale da destra andava più infinito e l'integrale da sinistra andava a meno infinito. Invece trattandoli separatamente questo rischio non c'è. In questo caso particolare, dove sia da destra che da sinistra avevano lo stesso limite, allora non c'era problema, potevate riunire questi due problemi in un unico problema. Cioè qua invece di calcolare due integrali ne calcolate uno solo togliendo. Per quale motivo? Perché se questi divergono tutti e due positivamente, quindi il problema di più infinito o meno infinito non c'è. Però in linea di massima vale questo: se lo spacchi in tutti questi pezzi, cioè quanti sono questi integrali? Sono 2n più 2, se i punti erano 2k più 2, i punti erano k, qui avete due integrali, uno che parte da x con i e uno che arriva in x con i, per ogni x con i, e poi avete l'integrale che va a infinito e l'integrale va a meno infinito. Quindi qualcun altro potrebbe anche dire, ma se qua io cambio punto, che succede? Niente. O l'integrale non è definito come prima, oppure se l'integrale prima faceva 7 continua a fare 7. Cioè, nel senso, il risultato di questi integrali non dipende dalla scelta dei punti P con 1, P con 2, P con 3. Per esempio, nell'esempio specifico, se io sposto i punti P con 2, per esempio, se P con 1 lo sposto qua, che succede? Che un pezzetto di area lo trasferisco da qua a qua. Quando lo andrò a sommare, siccome la somma di tutte quelle aree è finita, invece di trovarmela nel primo integrale, quell'area me la trovo nel secondo integrale, tutto qua. La somma verrà sempre la stessa. Quindi non è importante quali punti scegli, la cosa importante è che tutti questi integrali siano finiti. In questo caso la funzione è integrabile in senso generalizzato e l'integrale in senso generalizzato è la somma di quegli integrali in senso generalizzato. Più di così non mi vengono altre osservazioni per il momento. Può darsi qualche altra cosa ci sarà da dire quando andremo a fare gli esercizi. Adesso, prima di fare 2 minuti di pausa, ricordo che cosa c'è rimasto da fare. Per quanto riguarda gli integrali non in senso generalizzato, quelli c'è rimasto da fare alcuni integrali per sostituzione, cioè far vedere come si sfrutta il teorema di cambiamento di variabile e quali sono le principali sostituzioni che si possono usare e quando si debbono usare. Non le farò tutte, ne farò 4-5, non è che starò a impazzire per questo, almeno un tempo c'erano quelli che si chiamavano integralari, cioè dei lì,
dove vedevi più o meno la funzione che vuole, il tipo di funzione che vuole integrare, diceva se era integrabile. Se... Ah, quando parlo di integrabile, stavolta non mi riferisco all'integrabilità in senso teorico, cioè mi riferisco al fatto di trovare una primitiva, cioè e alla meno x quadro è una funzione integrabilissima perché continua, ma la primitiva non si scrive per mezzo di zero. Nessuna primitiva si scrive per mezzo di zero. Quindi gli integralari ti dicono se è facile trovare una primitiva scritta tramite funzione elementare di una funzione. Oppure nel caso di alla meno x quadro ti diranno f per qualche costante. F dice. Ti daranno un nuovo nome alla funzione, però aumentando il numero dei nomi delle funzioni da ricordare. Poi ci rimane da fare qualche integralenza di certo. Qualche esercizio di integralenza di certo. E poi, siccome non abbiamo svolto sempre un numero adeguato di esercizi nel senso di costante, uniforme, eccetera, tutta la settimana, diciamo, oggi facciamo integrali, forse ancora lunedì facciamo integrali, però sicuramente martedì e giovedì ci facciamo venerdì sì, forse. Insomma, tutti i giorni che ci mancano, martedì e venerdì sì, perché giovedì non ci sto. Giovedì mercoledì pure. Sì. Comunque insomma, faremo dei compiti passati. Vabbè, due minuti di pausa.